Eccoci, siamo alla mostra collettiva annuale dei soci di Artemisia. Ovviamente contingentata con le dovute precauzioni, ovviamente. Qua abbiamo la reception, l'info point, tutto attrezzato. Ovviamente l'obbligo della mascherina per l'interno, però chi non l'avesse siamo attrezzati. Ora vi faccio una carrellata della location che è meravigliosa, poi proseguiamo nel percorso. Qua abbiamo i fantastici quadri del nostro amato Sergio, che non è più con noi fisicamente, ma come vedete c'è e ci sarà sempre con i suoi quadri. Sergio Cussi, ovviamente, per chi non lo sapesse e conoscesse. Questa, abbiamo i fantastici gioielli della Maria Antonietta Pirovano, che fa anche porcellana, ovviamente, ma qua espone i suoi stupendi gioielli. Vabbè, lì era una mia. Poi Alice Monti, che è una ragazza, una pittrice anche, però ora sta facendo la scuola di orafa. E questi sono gioielli realizzati in carta pesta, poi lavorata, trattata, dipinta con inserti di metallo. Qua abbiamo la Katia Gatis, che lei ovviamente si cimenta in tutte le tecniche della ceramica, arrabbio. Okay. Qua è ceramica anche sull'argilla cruda e cotta con la tecnica del bucchero etrusco, molto particolare. Qua proseguiamo con le mie modelle, che indossano dei bellissimi gioielli, questi sempre della Maria Antonietta Pirovano, qualcosa anche della Luisa Maderna, rame, porcellana, raku. Anche i miei acquarelli da indossare, molto leggeri. Queste mie modelle non fanno capricci. Dove le metti stanno, sono fantastiche. Sempre acquarello. E per finire le mie spille ciondolo su porcellana. Ora ci addentriamo nella sala delle arti figurative. Abbiamo tantissimi quadri con tantissime tecniche. Carolina Mason. Ora io vi sto facendo una carrellata, ma ovviamente a chi è possibile, chi è in zona, può venire a visitarci. Questo è il mio babbo, 87 anni, il socio, diciamo, più grande, tutti olio su tela. Poi abbiamo Giada Nardella, anche lei fa parte del gruppo giovani come la Nason, giovani di Artemisia. La Susi Lee, che fa linoleografia. Qua è su superfici di tela e carta, ma anche su tessuti e quant'altro. Qui abbiamo Alice Monti, che abbiamo visto prima con i gioielli. Qui abbiamo una new entry, Chiara Leoni. È la prima volta che espone con noi.
Poi abbiamo la nostra, anche lei, giovane, Ferrari Claudia, da me chiamata Claudina, con quello che abbiamo introdotto quest'anno, che è la digital art, quell'arte digitale. Qui abbiamo Joseph Marcou, anche lui giovane, e new entry. Qui abbiamo Carmen Smolari con le sue porcellane stupende. Sono dei grandi piatti e piastre. La Aurelia Menescarti. Abbiamo Marco Pozzato, Pozzart, come si chiama lui. Anche lui digital art e altro. Poi la nostra Arianna Inglesi, che ha un po' un mix di tecniche. So, ha scritto anche un libro. Lei ormai è un po' una giovanissima, ma è un po' una veterana. Ora andiamo nella parte che Artemisia riserva sempre ai progetti giovani. Quest'anno ci sarà la nostra Giuditta Rivolta. Semplice libertà. È un ambiente tutto molto curioso, vale la pena visitare, adesso ve lo ci addentreremo e lo vedrete. Perché poi ci sarà lei che vi spiegherà molto meglio di me il suo progetto. Comunque è una giovanissima stilista, 19 anni, con particolare attenzione all'ecologia, alla natura, usa tessuti naturali ovviamente, tinte naturali, per poi arrivare anche sui modelli. Farà anche dimostrazione della tinta, dei tessuti. Ovviamente l'allestimento è stato curato interamente da lei. Questa è la parte, diciamo, dei colori, dove ci sono tutte le tinte e farà poi vedere, e anche i tessuti, le prove dei tessuti, le prove delle tinte sui tessuti, ciò che utilizza per tingere. Okay. Questi ci sono dei suoi modelli, perché ovviamente poi lei passa dai tessuti e la tinta ai tessuti alla realizzazione proprio dei modelli. Quindi passiamo alla macchina da cucire. Abbiamo appunto anche qua altri tipi di tessuti naturali, il cartamodello, e per finire abbiamo gli abiti. Qua sono gli abiti indossati. Una carrellata. Brava Giuditta. Ora proseguiamo la carrellata. Qui abbiamo Francesca Curto con le sue maschere naturali. Qui prosegue sempre il discorso ecologico, fatti con terra, lavande, foglie e quant'altro. Poi abbiamo Marina Ferrari con queste bellissime sculture, però le chiamerei anche poesie. Le trovo molto romantiche e fantastiche. Poi abbiamo Antonio Gentile con le sue porcellane.
Norma Monza con le sue borse. Mi ha portato questa particolare perché è stato chiesto chi volesse realizzare un'opera, ispirarsi al lockdown, quindi al periodo dove, e che sta purtroppo continuando anche il dopo lockdown, quindi con la mascherina, quindi gli occhi che parlano, che comunicano, sono gli occhi che tanto ci hanno uniti. Qui abbiamo anche Susanna Garavaglia, che anche lei ha realizzato dei sassi, ispirandosi appunto al periodo che abbiamo passato e un pochino sta proseguendo. Gianluigi Manazza con le sue porcellane, anche questo un quadro realizzato per questo evento, sullo sguardo, credo sia acrilico. Anche Daniela Garavaglia, che realizza stupendi gioielli e ha realizzato questo occhio. La nostra fantastica Lella Zanini, conosciuta anche come Mami Lella, con le sue particolarissime, stupende, particolari come tecnica, ovviamente tecnica antica, quindi un po' meno conosciuta, cioè si sa cos'è l'iconografia, ma realizzarla non è cosa semplice. Ne frequenta tanti corsi per imparare, direi che fruttano bene. Questa è ancora la nostra Susi Lee, che dove abbiamo visto nell'area riservata ai quadri c'erano appunto le tele, e qua invece la stampa, sempre con la linoleografia sui tessuti, foulard, una t-shirt e una shopper. Qui abbiamo Giovanni Maderna, il mio fratellone, che è molto creativo, siamo un po' tutti in famiglia così, che col recupero anche di cose vintage ha realizzato queste lampade, e quella di legno totalmente realizzata da lui, è un suo progetto. Poi abbiamo Simona Sarlucca, anche lei è una giovane new entry, parte dei giovani di Artemisia, del gruppo giovani, e è una poetessa. Queste sono le sue poesie, ora mi avvicino a una, però dovete venire a leggerle, poi magari con le foto ve le posterò meglio. Anche lei comunque presentate, ci ha messo il cuore, si vede, sensibilità e cuore. Qua abbiamo la Michela Bianchi, due pezzi che ha realizzato un po' con me. Qua ci sono ancora io. Poi, allora qua abbiamo, giriamo la colonna, un po' addobbata, ricordando l'autunno che ormai incalza, anzi è già iniziato. Abbiamo i tavoli didattici dove abbiamo gli strumenti che gli artisti hanno usato per realizzare le opere, non di tutto ovviamente, però diciamo la stragrande maggioranza. Questa appunto quella che usa la linoleografia, con l'incisione del linoleum, pittura acquarello, disegno che si può con graffite sanguigna, la digital art, quindi l'arte digitale, il semplice computer, semplice ma complesso da utilizzare, pittura su porcellana, l'iconografia. Qua abbiamo proprio passo passo come realizzare un'icona, quasi un mini corso, un tutorial. E qua terminiamo con la pittura olio su tela, con un quadro sempre del babbo. Ora ritorniamo su questo lato,
e arriviamo al tavolo dove vengono spiegate le varie tecniche nell'arte, nelle diverse sue sfaccettature. Quindi abbiamo l'acquarello, digital art, pittura su seta, acqua, iconografia, ceramica, disegno, olio su tela, fresco, pittura su porcellana, poesia, smalto su rame, eccetera, eccetera. Quindi chi ha voglia si può fare anche una, è curioso anche, una carellata. Poi arriviamo al giardino degli artisti, l'abbiamo chiamato, perché non potendo realizzare l'angolo, il salotto dell'arte dove le persone, i visitatori potevano soffermarsi e consultare tantissimi libri d'arte, per le ovvie ragioni del periodo non è stato possibile realizzarlo, allora abbiamo realizzato il giardino degli artisti. Qui potete trovare tutti gli artisti che espongono e prendere i loro contatti se siete interessati a loro. Quindi, che dire, l'ultima carrellata. Noi vi aspettiamo fino al 4 ottobre, fino a domenica 4 ottobre. L'ultima carrellata. Vedete qua i sensi si stimolano, eh? Manca il gusto perché non è stato possibile farlo quest'anno, però magari ci saranno le caramelle. Vi aspetto, a chi è possibile venirci a trovare. E domani ci sarà domani perché io sto facendo il video che è venerdì sera, però lo posterò appunto di sabato dopo l'inaugurazione. Quindi vi aspettiamo. Un grande abbraccio a tutti. Grazie veramente a tutti gli artisti che hanno partecipato, ci hanno veramente messo il cuore come sempre. I soci di Artemisia sono sempre fantastici.